Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, questo nostro contenitore che ogni giorno ospita un personaggio del nostro territorio, qualcuno che ha qualcosa da venirci a raccontare, qualcuno col quale faremo una chiacchierata di un quarto d'ora per andare a scoprire perché poi in realtà l'abbiamo invitato e soprattutto perché è venuto qua a trovarci. Oggi ci viene a trovare Monica Baldini, scrittrice e poetessa fanese, alla quale diamo naturalmente il buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, tutti i telespettatori di Rossini TV. Monica, grazie per esserci, per essere venuta a trovarci e per averci portato anche tutta la tua produzione. Monica è una scrittrice, poetessa, che ha da poco dato alle stampe il suo ultimo lavoro, che si chiama La poesia della vita. E tra l'altro sì, ha un sottotitolo molto bello, questo, il libro che proclama lo stupore. Sì. Mi è piaciuto molto. Tra l'altro io sono particolarmente così attratto dai sottotitoli, perché secondo me il titolo è qualcosa di forte ed è giusto sceglierlo con attenzione, ma il sottotitolo è altrettanto importante perché introduce, spiega, no? Ho interpretato bene? Sì, interpretato benissimo, sì, perché sinceramente questo libro è nato in un periodo molto particolare, perché è nato nel 2020, quindi un anno che, senza che insomma so a spiegare, è stato difficile, certo, è stato molto, molto buio per tutti. Però nonostante queste difficoltà io mi sono concentrata nella scrittura e ho esternato insomma, in questi pensieri, in questi versi, delle chicche che io avevo dentro, questa ricerca di bellezza, e che poi si sono appunto ampliate nelle poesie, nei racconti in prosa. E quando ho pensato a che titolo dare a questa raccolta, perché è venuta a posteriori, non a priori, ho detto ma perché non azzardiamo a parlare di stupore, perché in realtà era un po' quello che io cercavo quando scrivevo, nel silenzio, in questa vita ferma che insomma ti permetteva soltanto di ascoltare qualche passo di qualcuno che faceva il giro della casa, e oppure qualche volta mi ricordo insomma le volanti, mi ricordo addirittura i carri armati, perché abito in una zona che hanno tenuto molto comunque controllata, e quindi in questa scrittura invece io evadevo e ho cercato di attingere proprio a quello che per me insomma era bello in quel momento e poteva comunque valer la pena di fissare in un testo che poi sarebbe stato letto, avrebbe avuto una vita sua anche insomma poi dopo, no? Cioè uno sguardo che si è fermato non sulla fretta che poteva certo avere magari negli altri libri, ma in quelle cose banali che però io ho visto così importanti, che mi hanno ristupito, tra virgolette. Certo, cioè, certo. È uno stupore bambino, infatti parlo anche di bambini molte volte, no? Sì. Qualcosa di fanciullesco. Diciamo che questo lockdown sicuramente in campo artistico ha avuto delle conseguenze, molti scrittori sono usciti in questi giorni con libri importanti, con libri che magari arrivavano dopo una pausa di più anni, per cui è evidente che ci si è trovati a impiegare in maniera diversa del tempo che invece prima era sì, legato ad altri ritmi, però il risultato che esce non mi sembra sempre essere, ed è giusto ed è bene che sia così, un lamento legato alla prigionia, per chiamarla così. Cioè in realtà gli artisti hanno trovato in questo momento di pausa la possibilità di tirar fuori qualcosa di nuovo, di più meditato, ma non legato alle difficoltà del quotidiano, no? Sì, e questa cosa io poi la ritrovo molto in questo libro, e guardando poi a ritroso in quello che io avevo già scritto, lo ritrovo anche negli altri, ci ho avuto una conferma, nel senso che è come se la difficoltà che io ho affrontato quando ho iniziato a scrivere, perché l'inizio insomma della mia scrittura è venuto un po' da questo, e poi anche successivamente adesso, quindi in questo 2020, poi il libro è uscito nel 2021, vedo proprio che la scrittura mi permette come di andare a scavare nel profondo e quindi di saltare la realtà, però nello stesso tempo metterla a fuoco e quindi estrarre su un piano che poi chiaramente non è tangibile, quella fonte di accoglienza, quella fonte di tranquillità, quella fonte di serenità. Cioè per me la scrittura è stata e continua ad essere, perché questo libro me lo conferma poi rileggendomi, è stata proprio quell'ancora di salvezza, cioè quella possibilità di andare ad analizzare la mia esperienza, mettendola appunto a fuoco, e andarla a giudicare nel senso di discernere, cioè di trovare con dei criteri miei, perché poi ognuno ha i suoi,
quel modo di poterla leggere, di poterla analizzare, però non andandola ad appesantire, cioè neanche ad edulcorare, però andare ad attingere, certo, proprio a fare un discernimento, cioè il bene e il male, chiaramente prendere il bene e metterlo su nero su bianco. Nero su bianco, possibilmente rendendo il libro leggibile anche senza agganciarlo necessariamente a tutto quello che noi abbiamo passato in questo anno. Cioè l'idea, almeno la mia idea, è quella che un libro scritto durante il lockdown possa sopravvivere al lockdown stesso e essere leggibile anche fra 10 anni, sì, quando il lockdown sarà un ricordo tra le tante cose che avremo fatto e che avremo in qualche modo superato. Sì. Questo credo che sia un po' l'obiettivo da raggiungere in chi ha scritto e pubblicato subito dopo o nelle immediate vicinanze di questo periodo, no? Sì, ma poi credo che questa sia anche una sfida importante che debba avere qualunque persona scriva. Io ho sentito una volta un corso di un poeta, poi adesso attuale, abbastanza insomma in voga, che scrive parecchio, e lui diceva quanto più cioè la poesia risulta sapere di un infinito, nel senso di non avere la sua finitudine con il tempo fisico, no? Cioè della vita del poeta, ma di andare ad oltranza, a parlare agli altri, quanto più sa di infinito, cioè secondo me si slega dalla contingenza in cui nasce, quindi dalla problematica, da quello che vive anche il poeta in quel momento, e riesce comunque ad attingere ad un paradigma che poi va oltre, cioè questa infinitudine che Leopardi, certo, Luzzi, cioè sono delle poesie che ti parleranno sempre, esatto, e lui diceva ma perché? Perché il poeta ha vissuto talmente tanto seriamente la sua vita, ci ha scavato dentro, l'ha letta, e quello che dice è un qualcosa che va al di là della temporalità. Certo. Se quello che scriviamo è troppo legato a noi e al periodo, finisce con noi. Non sì, leggeremo oggi appunto poesie di poeti morti da qualche centinaio d'anni, mentre se lo facciamo vuol dire che questo obiettivo loro sono riusciti a raggiungerlo. Ci riusciremo anche noi? Chi lo sa? Questo è un po'. Allora, la nostra Monica Baldini nasce scrittrice nel 2015, giusto? Sì, esatto. Da un momento di riflessione importante, come capita spesso, da un momento di riflessione indotto dai casi della vita, da un luogo magico che i nostri telespettatori conoscono sicuramente, sia che abbiano un trasporto nei confronti della fede, ma anche semplicemente come posto nel quale si vive un'intimità molto profonda. Parliamo del Monastero del Beato Sante, che è un posto sicuramente di riferimento per chiunque abbia voglia di raccogliersi con se stesso, ma anche semplicemente di avere un punto di destinazione. Io lo considero un mio punto di destinazione quando faccio giri in moto, per dire, no? Però poi mi fermo, non è che arrivo, tocco il muro e vengo via, poi mi fermo, mi siedo, la panchina che credo sia la stessa della quale tu parli. Io parlo con Monica con confidenza, non perché ci si conosca già da chissà quanto, ci siamo sentiti con un paio di telefonate, ma perché probabilmente io, come tanti dei nostri telespettatori, ho visto lo speciale, il documentario molto bello, curato da Giorgio Ricci e trasmesso da Rossini TV, è ancora tra l'altro disponibile on demand, ha oltre 1500 visualizzazioni sul canale YouTube di Rossini TV, e ho raccolto un po' di queste che erano le tue indicazioni sulla tua storia, per questo che mi spiego con i nostri telespettatori ho questo tipo di confidenza. E questa panchina, questo momento importante ha fatto scattare una molla importante. Sì, anche io sono arrivata lì probabilmente di passaggio, perché è come quella collina dove si sale per trovare un po' il silenzio, per trovare un po' la pace anche interiore, e lì è successo probabilmente la magia, tra virgolette, perché ho ritrovato probabilmente proprio quello che mi ha portato lì, cioè quella nicchia dove io sono riuscita a stare in meditazione e quindi a trovare proprio un'adesione ad un mondo, ad un mondo tranquillo, sereno, che mi permetteva appunto di staccarmi, ecco, di staccarmi da quello che stavo vivendo. E quindi pregavo e poi a un certo punto ho iniziato a scrivere proprio con il computer in questa panchina, e dei pensieri che poi erano fantasiosi, tra virgolette, perché comunque c'era una logica, ma contemporaneamente però è anche vero che saltavano da varie tematiche,
perché probabilmente io stavo, come dire, scavando, no? Cioè, come dicevo prima, stavo analizzando e mettendo un po' a fuoco, e quindi dall'amore passo, per dire, alla gioia di vivere, passo alla bellezza del mare, alla natura, tutti dei temi che poi io riporto nei libri successivi, perché probabilmente sono le cose che maggiormente mi dicono a me come individuo. E poi li ho chiaramente maturati, però già lì è partito proprio il seme di tutto, e quindi io credo che per me pregare è stato un po' l'avvio anche dello scrivere, e continua ad esserci comunque un filone parallelo molto, molto coeso. Cioè, il titolo del documentario l'avevo trascurato, è Tesori nascosti, per chi lo volesse cercare sul canale YouTube di Rossini TV, mentre il titolo del tuo primo libro Pensieri assoluti. Anche qui c'è una storia su questi pensieri. Me l'ha suggerito, sì, la casa editrice, perché appunto dico, non è proprio un libro strutturato in una maniera, potremmo dire, compatta, nel senso che c'è alcune preghiere anche, poi c'è un po' di prosa, poi c'è un po' di poesia, e c'è tutto questo decoupage di sprazzi, di pensieri, di anche visioni, ma visioni in senso chiaramente di meditazione, cioè in quel momento mi ha suscitato una particolare emozione, e poi l'ho contestualizzata, sempre comunque in questo discorso in cui io stavo meditando, perché probabilmente magari nei momenti in cui maggiormente ti senti attratta dalla vita perché la vuoi vivere, e ci sono delle motivazioni che ti obbligano in qualche modo invece ad essere limitata, e forse lì inizi proprio a vedere le cose che per te sono belle, a cui ambisci, importanti, quindi le vai a riportare su un piano oltre che soggettivo, anche quasi universale, no? Perché mi ricordo, parlavo di Greta Garbo, poi parlo delle canzoni di Jovanotti, cioè quelle cose che anche attraverso altri mi hanno detto, le riporto su di me e poi le ributto nuovamente fuori, come in una ciclicità che voleva sì dire di me, ma in qualche modo voleva anche parlare un po' con l'universo, certo, un po' con la mia vita, con l'esistenza, il senso della mia vita. Il primo libro è pubblicato con Ares, giusto? Sì, con Ares di Fano, è una casa editrice che conosciamo, che ha pubblicato diverse cose anche di amici e amiche che conosciamo, con le quali condividiamo diverse cose legate alla scrittura. L'ultimo invece con Tau. Con Tau Editrice, in sì. In mezzo ci sono altri quattro titoli, sì, sono sei in tutto, per cui sono... Sì, e Via Lucis è il secondo, è proprio concentrato sulla preghiera, e poi c'è invece la poesia, proprio unicamente un libro di poesia, in Verdire di poetica, infatti è già anche il titolo, questa nascita proprio verde della poesia, proprio unicamente poesia. Se vuoi far vedere la telecamera? Sì. Allora, loro hanno già fatto vedere Inverdire le immagini, però ecco, in questo modo... E questo invece è Via Lucis, questo è il secondo e questo è il terzo. E poi ce ne sono gli ultimi due, che sono più orientati sulla narrativa, quindi dell'emozionismo. Qui c'è il quadro di mio nonno, che mi ha ispirato anche in altre poesie. Mio nonno era pittore, e poi è stato secondo me il mio avo da cui è iniziato l'amore per il Beato Sante, perché a lui piaceva andare lì. Mia mamma, in un momento di difficoltà, andiamo al Beato Sante, e il Beato Sante ha accolto anche me. Sì, sì. E qui invece... sulla scia brillante dell'amore. Devo dire che questi due sono più orientati sulla narrazione, quindi sono dei tentativi dove io mi sono trovata, posso dirlo in maniera sincera, tranquillamente, un po' meno, ecco, perché comunque mi ritrovo più nella poesia. Credo proprio... Però hai un modo di scrivere anche in narrativa che ha però un'impostazione poetica, no? Una ricerca delle poetica. Parole, una prosa sì. Poetica, anche nella ricerca appunto delle parole, dei suoni, dell'assonanza di questo, sì, questo mi modo piace qui. Molto, sì. Mi piace che la parola canti un po', certo. Cioè che risuoni anche mentre la scrivo, mentre si legge, mentre... Infatti mi hanno detto alcune volte, ti inventi le parole. Però andando poi a verificare esistevano, quindi secondo me è una recondita memoria di quando studiavo. Parliamoci chiaro, la licenza poetica non è che l'abbiamo inventata noi, no? Esiste la licenza poetica, per cui insomma sfruttiamola se possiamo permettercelo. Se mai qualcuno potrebbe dire, inventi parole che non servono, allora è un altro discorso, ma che un poeta inventi parole non c'è nessuna difficoltà ad accettarlo, insomma. Si può fare.
si può fare, secondo me. Tu dai una connotazione, almeno nel documentario, dai una connotazione molto legata a un discorso di fede cristiana, di fede cattolica. Però, secondo me, leggendo le tue poesie, si arriva in un passaggio successivo. Cioè, non sono preghiere, per essere chiari, sì, c'è un libro che nasce con quell'obiettivo lì, però sono riflessioni, è una scrittura intimista che può essere comunque dedicata e letta anche da chi non ha questo trasporto nei confronti della religione, o mi sbaglio e tu pensi di dedicarlo solo a chi ha questa tua stessa, questo tuo stesso trasporto nei confronti della religione cattolica? No, non ti sbagli, perché effettivamente io penso che questo mio ultimo libro, La poesia della vita, sia il punto di approdo di questo trascorso, e quindi sia un po' un traguardo, però è anche il punto di inizio, come se fossi arrivata a toccare terraferma. Io nella mia mente mi vedo un po' così, perché qui ho analizzato dei vari temi e qui li ho anche qui, sono ritornata sugli stessi temi, però abbracciando di più il tema della contemplazione, e probabilmente quello che io, crescendo proprio negli anni con la scrittura, ho visto toccarmi molto proprio nel mio intimo, ecco, ma la contemplazione sulla vita e soprattutto anche sulla natura. Per cui quello che mi abbraccia, mi tocca e proprio mi lambisce, nel senso di tema, è proprio questo sguardo contemplativo che riflette su quello che chiaramente vivo, mi tocca maggiormente, ma molto anche sulla natura. Quindi anche questo sguardo che ho sul creato, che deriva dal creatore, è chiaramente una mia visione, come dicevo prima, con i miei criteri che ho, che mi sono nati, che ho coltivato, però la fornisco in maniera non ossessiva, perentoria, cioè in maniera morbida, cercando anche di riportare le cose che quotidianamente vivo. Soprattutto a me piace molto quando scrivo, cioè con questo sguardo che si posa, che guarda un po' le meraviglie, le bellezze, cioè non dare appunto una risposta rigida, cioè non incasellare troppo, ma lasciare comunque che la parola in sé per sé vada. Cioè un testo che comunque, ecco anche non la musicalità, certo, cioè che parli da sola, nel senso una pianta che sboccia e poi ognuno prende quello che quando legge, no? E quindi anche per questo mi esprimo molto con la prosa poetica, con il verso, perché ci sono dei buchi nella poesia, dei silenzi anche, no? Dei certo, salti che poi riempie il lettore, esatto, cioè non esatto, c'è una narrazione scandita con il tempo. Senti, quello che ti sto per dire non l'abbiamo concordato, però io ho sbirciato e ho visto che te un segnalibro nel libro l'hai messo. Sì. E allora ti chiedo, visto che mancano pochi minuti, se ti va di leggerne una, almeno diamo un'idea anche ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. E allora, vediamo, potrei leggere... Così almeno forse siamo in grado, dopo tanto parlare, perché poi alla fine è uno dei tanti temi irrisolti della letteratura e della poesia. Se ne parla tanto, ma poi in realtà si dovrebbe leggere, no? Sì. Alla fine la poesia deve parlare, deve essere lei a trasmettere, no? E allora è vero che dobbiamo costruirci sopra una bella narrazione, però poi al dunque una lettura significativa vale più di tutto quello che noi possiamo aver detto in questi 18 minuti, insomma. Allora, questa è, diciamo, che mi coinvolge particolarmente, e vado con questa. Se mi sveglia, nel trambusto, mi agito, lotto, mi acquieto, riprendo. Non è la giusta voce, allora parlo, a voce alta, e tiro fuori i pensieri. Nelle frasi, negli accenti dei volti e nei segni, qualcosa s'aggrappa di più grande e vero. È tempo di avere coraggio in tempo di pandemia. La chiamata è destarsi nell'impegno della vita, al richiamo scendere. Questa c'entra molto la pandemia, però secondo me, come dicevamo prima, esatto, non è così pesante. Invece, se posso, ne leggerei un'altra che è brevissima, che invece parla anche di più di questi sguardi contemplativi, e dice: paesaggi mai illusori, profondità immense, colmate pochezze e apparenze, alitate amore dall'alto, a noi figli di respiro d'eterno. Questa c'è maggiormente uno sguardo che si appoggia su, infatti l'ho scritta ad Ancona, dietro qua c'è proprio il discorso del porto di Ancona. E dice: sul porto d'Ancona il cielo si arrossa sopra i sogni, quanto sei meravigliosa, splendente così. E mi ricordo proprio il momento in cui certo, l'ho scritta. Tutto certo. Però non... Il bello è quello, insomma, cercare di focalizzare, poi
augurarsi che tutto questo abbia questo, si compia questo miracolo di trasposizione, cioè che arrivi nello stesso modo o anche che stimoli altre riflessioni, altri ragionamenti, altre emozioni, soprattutto in chi la poesia la legge. Anche questo è un altro dei grandi temi, la poesia va letta intimamente oppure va ascoltata da qualcuno che la legge, ma punti interrogativi ai quali noi non daremo risposta sicuramente oggi, però insomma un piccolo contributo l'abbiamo dato, stando questa ventina di minuti con Monica Baldini, che hai visto sono passati velocemente. Sì, velocissimo. Hai visto che eravamo, anzi, mi piace anche stare qui. Non l'abbiamo, esatto. Starei ancora di più. Tornerai, allora inventeremo qualcosa per Rossini TV legato alla poesia, e in quel caso naturalmente sarai la prima, visto che sei stata già la prima a essere con noi. E ci siamo detti un po' tutto, salvo che naturalmente di poesia non si vive, per cui tu hai anche un lavoro normale, questo lo diciamo ai nostri telespettatori, dice beata lei che con queste poesie non si vive, c'hai un lavoro normale da impiegata, nel quale devi ricavare anche i tuoi tempi, insomma, però secondo me ci stai riuscendo bene, lockdown o no, ci stai riuscendo molto bene. Grazie. Ti faccio i miei complimenti, ti ringrazio per essere stata con noi oggi, ringraziamo anche i nostri telespettatori per averci seguito in questa puntata così originale, non capita spesso di ospitare dei poeti, ma noi puntiamo sempre a variare sui contenuti di Casa Rossini, dando a tutti l'appuntamento a una prossima puntata, invitando tutti a restare naturalmente sempre all'ascolto e in visione dei programmi di Rossini TV. Ringraziamo ancora Monica Baldini, grazie, ciao e grazie. Grazie a voi, arrivederci.